Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, carissime amiche web spettatrici, cari amici web spettatori, buongiorno, benvenute e benvenuti. Siete collegati in diretta con Salvo Mandarà, vi parlo dalla solita strada provinciale che porta da Abbiategrasso a Milano. Oggi è mercoledì 23 ottobre del 2013 e sono in questo momento le 9:16 minuti e quasi 17 minuti, ecco, le 9:17 minuti proprio adesso. Allora, beh, ieri per circa 9 milioni di cittadini è stata una giornata memorabile perché se non altro abbiamo potuto sfogarci. Io veramente, quando sentivo ieri, le ho sentite ieri sera registrate, quando ho sentito le parole di Carlo Sibilia e di Paola Carinelli che urlavano a Letta: siete un governo di Zerbini e di Giuda che avete svenduto l'Italia per 30 denari, ero proprio eccitato, ero veramente, proprio avevo l'adrenalina che girava a mille, perché mi sentivo spiritualmente di appartenere a quella Camera dei Deputati, di appartenere proprio ai corpi di Carlo Sibilia e di Paola Carinelli. Cioè erano due corpi, due persone che dicevano queste cose, ma spiritualmente era come se fossimo 9 milioni di italiani e forse anche qualcuno di più, anzi sicuramente qualcuno di più, che urlavamo Giuda, Zerbini, a Letta e a tutto il suo governo. È stata una cosa memorabile. Stamattina io avevo twittato che nessun giornale aveva dato conto di questa notizia e poi mi hanno fatto notare invece che La 7, il giornale, il telegiornale di Mentana ieri sera, in effetti invece aveva dato conto di questa notizia. Beh, onore a Mentana, ieri se non altro diciamo, ha riportato una notizia che secondo me doveva essere su tutte le prime pagine dei giornali. Invece nessun giornale pare abbia parlato di questa cosa, hanno parlato solo della commissione antimafia che finalmente dopo 6 mesi, ed era pure ora, ha eletto il presidente. Ha eletto il presidente di questa commissione, Rosy Bindi. Vabbè, sono riusciti finalmente a mettersi d'accordo, no, manco per niente, non si sono messi d'accordo. Comunque, insomma, alla fine Rosy Bindi è stata eletta o nominata presidente della commissione antimafia. Benissimo, benvenuta cara Rosy Bindi, adesso la prego di fare bene il suo lavoro e cominci a sciogliere questo governo per evidente collusione con la mafia. Perché hanno sciolto in questi giorni il comune di Sedriano. Anzi, a proposito, adesso io ci passo, ecco, adesso vi faccio vedere, proprio quando passo davanti al comune di Sedriano, ve lo dico, magari vediamo se riesco, vi faccio anche un'inquadratura, perché ci passo tutte le mattine, ecco. Adesso sto passando davanti al comune di Cisliano e fra pochissimo, fra 5-6 minuti, passerò davanti al comune di Sedriano, quello che hanno appena sciolto per mafia. Ma comunque dovrebbero sciogliere tutto il governo per mafia, non solo il comune di Sedriano, perché è evidente che il governo, tutto quanto, tutte le istituzioni, tutte quante, non vado nel particolare perché non voglio rischiare un'accusa di vilipendio, ma tutte quante le istituzioni sono colluse con la mafia, quindi dovrebbero veramente sciogliere praticamente lo Stato. Lo Stato siamo noi cittadini, dovrebbero sciogliere, diciamo, il governo e qualche altra istituzione importante proprio per evidente collusione con la mafia. Ora vorrei rivolgermi al signor Enrico Letta, il nipote giovane dello zio Gianni Vecchio, perché vorrei fare una domanda al signor Enrico Letta. Ma secondo lei, quando un assassino, dopo aver commesso un omicidio, consegna la pistola fumante, ha finito lì le sue responsabilità? Cioè dice, ecco, questa è la pistola fumante, la consegno, quindi io non sono colpevole di niente. E no, guardi che non è affatto così, caro signor Enrico Letta, non è assolutamente così. Quando un assassino commette un omicidio, anche se consegna l'arma, magari ha un attenuante perché aiuta le indagini, ma comunque deve andare comunque in galera per il reato che ha commesso. Allora, il fatto che lei dica, rispondendo a Carlo Sibilia, la informo che la Fondazione Vedrò è stata sciolta nell'Agido, è stata chiusa, e allora?
Anzi, questo diciamo che è, questa è proprio una dimostrazione del fatto che le accuse di Carlo Sibilia sono fondatissime. A proposito di fondazione, è fondato il sospetto che ci sia un grande conflitto di interessi. Ok, la fondazione è chiusa, allora è fondato il sospetto che ci sia stato un conflitto di interessi, perché comunque il governo con sei ministri della fondazione Vedrò è ancora lì. A parte la signora Idem che si è dimessa perché ha rubato, gli altri cinque ministri sono ancora tutti lì. Quindi, anche se lei adesso ha sciolto nell'acido la fondazione Vedrò, il conflitto di interessi legato al fatto che la società Sisal e Lottomatica sponsorizza la FU Associazione Vedrò e gli avete condonato 2 miliardi di multa per la famosa truffa delle slot machine, delle concessionarie di Stato, il fatto che voi, governo, abbiate condonato 2 miliardi a questi signori qua, è un'evidente dimostrazione di conflitto di interessi. Quindi a voi a chiudere la fondazione. Dovrebbe anche dimettersi da Presidente del Consiglio e presentarsi davanti a un giudice per verificare se per caso il conflitto di interessi c'è stato. E nel caso in cui ci fosse stato, magari un giudice dovrebbe mandarla in galera. Troppo facile, sciolgo la fondazione ed è tutto a posto. Ma manco per niente, ma che ragionamento è questo? È assurda questa cosa qua. E si fa bello, no? Con quella faccia di bronzo, si fa bello davanti alla camera dicendo la informo che ho sciolto la fondazione, come se l'avesse sciolta una settimana dopo che è nata nel 2005 e l'ha sciolta dopo un mese. No, è nata nel 2005 e l'ha sciolta due settimane fa, cioè a ottobre o a settembre, non mi ricordo, del 2013, quindi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Ha fatto inciuci, conflitti di interesse per otto anni, culminati sicuramente con il discorso delle slot machine, di 2 miliardi di noi italiani regalati a quei farabutti della Sisal e della Lottomatica e di tutti gli altri che stanno rovinando un paese con questo discorso delle slot machine. Quindi avete messo sei ministri della Fondazione Vedrò, avete riempito le testate giornalistiche di vostri servi che fanno parte di questa Fondazione Vedrò. E poi dice l'abbiamo sciolta, quindi è tutto a posto. Ma manco per niente, ma che cacchio di ragionamento fa questo signor Letta? Ma si rende conto? Ma gli italiani non si incazzano a essere presi per il culo in questo modo? Com'è possibile una cosa del genere? Ecco, intanto qui siamo davanti a Sedriano, carissimi amici. Ecco qua. Adesso magari potrei anche inquadrarvela, vediamo, ecco, mi fermo un attimo, vediamo se trovo una piazzola di sosta. No, qui non posso fermarmi perché darei fastidio alla circolazione. Comunque vi informo che sono proprio davanti a Sedriano, il comune il cui consiglio comunale e la cui giunta è appena stata sciolta per mafia, così come dovrebbe succedere a tutto lo Stato italiano, a tutti i politicanti che fanno parte dello Stato italiano, perché lo Stato ci dobbiamo ricordare che siamo noi cittadini. Quindi, come diceva sempre ieri Carlo Sibilia, voi dovete fare quello che vuole il popolo, il potere esecutivo deve solo eseguire quello che vuole il popolo. Questo è il potere esecutivo del governo. E il popolo non vuole che l'Italia venga svenduta come lei, la sua fondazione Vedrò, i suoi amici del gruppo Bilderberg state cercando di fare. Avete già fatto in massima parte, perché ormai tutti i danni che avete fatto, lei e tutti i suoi amichetti del Bilderberg in tutti questi anni, ormai questi danni sono stati fatti. E perpetrati in tanti anni. Quindi diciamo che aver sciolto la Fondazione Vedrò adesso è una cosa che non serve a niente, perché comunque i danni li avete già fatti e poi ormai vi siete messi tutti lì insieme, quindi anche se avete sciolto la Fondazione, quella era ormai solamente una cosa di, cioè sciogliere quella, chiudere quella è solamente una come si può dire, una toppa, ma è una toppa che è peggiore del buco, perché ormai siete tutti lì e comunque il conflitto di interessi, i finanziamenti da parte di Autostrade per l'Italia, da parte della Telecom, da parte appunto della Sisal e della Lottomatica a cui avete condonato 2 miliardi, tutte queste cose comunque sono successe. Quindi non è che sciogliendo
sciogliendo la Fondazione Vedrò oggi avete risolto il problema. Quindi si dovrebbe dimettere, caro signor Letta, andare davanti a un giudice e verificare se questo conflitto di interessi c'è stato. E poi, nel caso in cui ci sia stato, io per il momento ovviamente non ho le prove, diciamo che ho dei sospetti molto fondati, perché regalare 2 miliardi a quelli che hanno evaso il fisco e avevano avuto una multa di 98, già la Corte dei Conti l'aveva ridotta da 98 miliardi a 2,5, e poi voi, governo Letta, l'avete ridotta da 2,5 a 600 milioni, quindi avete regalato 2 miliardi miei e di altri 59 milioni di italiani a questi delinquenti qui. Quindi se ne vada subito da un giudice a verificare se questi conflitti di interessi ci sono veramente stati. A parte che lei è già stato denunciato, caro signor Letta, da me e da altri 300 italiani, insieme a Napolitano, a Monti, a Berlusconi, a Prodi e a tutti i parlamentari, a tutti i ministri dal 92 fino al 2012, perché avete tradito l'Italia, perché avete commesso, probabilmente, è il giudice che dovrà accertarlo naturalmente, secondo noi probabilmente potreste aver commesso tutta una serie di reati molto gravi, fra cui appunto atti sovversivi contro la Costituzione dello Stato, eccetera, eccetera. Quindi, caro signor Letta, si dimetta, vada subito da un giudice, una delle tante procure, per esempio la Procura di Roma, dove ci sono centinaia di denunce, dove lei, insieme a Monti, Napolitano, Prodi, Berlusconi, eccetera, siete stati denunciati per tutta una serie di reati. Vada lei da un giudice, si consegni e dica: giudice, faccia le indagini, invece di insabbiare queste 300 denunce, tranne una, quella di Matteo Cerasuolo, prendetele tutte queste denunce e procediamo, facciamo le indagini e vediamo se io, lei signor Letta dovrebbe dire, se io, Monti, Napolitano, Prodi, Berlusconi, tutti i ministri e tutti i parlamentari, vediamo se per caso qualcuno di noi ha commesso tutti questi reati di cui ci accusano. E nel caso in cui poi il giudice dovesse trovare che in effetti questi reati sono stati commessi, poi sarà il giudice a decidere quello che deve fare. Io personalmente non la manderei in galera, io vorrei che facesse un po' di lavori socialmente utili. Tipo aggiustare le strade, tipo fare dei lavori di ristrutturazione edilizia, assistenza agli anziani, assistenza ai malati terminali, eccetera. Questo dovrebbe succedere per me. Io, da italiano, uno dei 60 milioni di italiani, ma credo di non essere il solo, spero veramente questo, che lei, signor Letta, il signor Monti, il signor Berlusconi, il signor Prodi, il signor Napolitano, vengano presto giudicati da un tribunale. Per esempio potrebbe essere appunto la Procura di Roma a fare queste indagini finalmente e vedere se per caso tutte queste cose sono veramente state commesse. Io mi rimetto ai giudici, io credo nella giustizia italiana e sono sicuro che prima o poi qualcosa verrà fuori. Ecco, fra l'altro vi dico, la storia del mio amico Matteo Cerasuolo, Mahat, va avanti. Noi ci siamo sentiti ieri sera, mi ha raccontato che c'è stato un seguito alla lettera che ha mandato al procuratore di Velletri. Lui ha mandato al procuratore di Velletri una lettera dopo essere stato indagato dalla procura di Velletri per calunnia nei confronti di Monti e Napolitano. Allora lui ha mandato delle memorie dicendo praticamente che il procuratore forse sbagliava, doveva indagare e vedere se quello che lui denunciava era per caso vero, anziché indagare lui per calunnia. E ha mandato nella sua lettera anche la richiesta di danni morali molto gravi, perché è sbagliato che un giudice indaghi un cittadino perché denuncia delle cose molto gravi e il giudice, invece di indagare sulle denunce, sui fatti denunciati, indaga il cittadino per calunnia. La procura di Velletri ha risposto a Mahat chiedendo maggiore tempo, perché lui aveva detto anche dei termini, perché vedete, noi cittadini sovrani dobbiamo capire che noi anche dobbiamo imporre dei termini alle istituzioni. Non è che solo le istituzioni devono mandarci delle richieste perentorie per dirci dovete fare questo entro una certa data, può essere anche un cittadino a scrivere a un giudice e dare dei termini
entro i quali il giudice e le istituzioni devono rispondere al cittadino. Bene, la procura, avendo capito la serietà della lettera di Matteo, ha risposto nelle modalità scritte da Matteo, quindi ha risposto con raccomandata, con ricevuta di ritorno per iscritto, dicendo: carissimo signor Mahat, la preghiamo di darci del tempo, abbiamo bisogno di ancora tempo per approfondire prima di poterle rispondere. Bene, di questo parleremo, credo, con Mahat tra domani e dopodomani. Dobbiamo ovviamente risentirci per verificare questa cosa. E fra l'altro Matteo porterà in trasmissione anche un esponente delle forze dell'ordine, un carabiniere, che ha fatto un atto eroico. E di questo vi parleremo durante la trasmissione, ne avevo già accennato senza dire di cosa si trattasse nel Mi scappa la diretta di ieri. Comunque, nella puntata che faremo, credo venerdì, con Matteo Cerasuolo, Mahat, racconteremo, diciamo, gli sviluppi della sua azione nei confronti della Procura della Repubblica di Velletri, e anche ci sarà la testimonianza di un carabiniere che praticamente ha fatto un atto molto forte nei confronti delle istituzioni, perché lui ha detto: sì, io sono un carabiniere, un servitore dello Stato, dipendo dal Ministero degli Interni, no, scusate, dal Ministero della Difesa. La polizia dipende dal Ministero degli Interni, però posso anche dire di no nel caso in cui ritenga una richiesta da parte di qualcuno delle istituzioni illegittima. E quindi, insomma, ci sarà la testimonianza di questo carabiniere che ci racconterà il suo piccolo atto eroico, che dovrebbero fare tanti altri, anzi dovrebbero fare tutti gli esponenti delle forze dell'ordine. Comunque, di questo parleremo appunto venerdì, parleremo credo molto probabilmente venerdì con Matteo Cerasuolo. Va bene, io sto molto meglio, mi sono sfogato, ne ho dette di tutti i colori a questo governo infame, che spero che venga presto sciolto per mafia, per conflitto di interessi. Altre prove di dov'è il conflitto di interessi e di dov'è la collusione con la mafia? Il TAV. È notorio che alcune delle ditte coinvolte nei lavori del TAV siano in odore di mafia. Il fatto che il governo si ostini a voler portare avanti questi lavori, questa grande opera, come anche quella dell'Expo, naturalmente, vale la stessa cosa, nonostante sia una cosa che non serve a niente, fa danno agli italiani e gli italiani non vogliono, bene, il fatto che loro si ostinino ad andare avanti è un'evidente dimostrazione della collusione con la mafia, perché non vogliono fare quello che vuole il popolo italiano, dei quali loro sono dipendenti, ma vogliono fare solamente i loro interessi e gli interessi dei loro amici mafiosi, che, diciamo, sono all'interno di alcune, non dico tutte ovviamente, di alcune delle società che devono fare questi grandi lavori, quelli dell'Expo e quelli del TAV e di tutti anche gli altri. Dovunque ci sia movimento terra, cemento, ruspe, eccetera, lì in mezzo si nascondono mafia, 'ndrangheta, eccetera. E quindi il fatto che il governo si incaponisce a voler fare queste opere dimostra, secondo me, poi ovvio i magistrati dovranno fare ulteriori accertamenti, ma già questo, diciamo, fa venire grossi sospetti del fatto che questo governo sia colluso con la mafia. E quindi già per questo meriterebbe, diciamo, delle indagini e poi magari di essere sciolto. Altro che chiudere la fondazione, caro signor Letta. Va bene, mi sono sfogato, sto molto meglio. Carissimi amici, io vi saluto qui. Oggi non ci sarà il Ci scappa la diretta perché ieri ho impiegato il tempo libero che ho potuto dedicare ai media, ai social media, l'ho impiegato quasi tutto, quasi esclusivamente per rispondere ai tanti messaggi di auguri che tutti voi mi avete fatto per il mio compleanno, che appunto è stato ieri. Quindi ho visto una o due prenotazioni per il Ci scappa la diretta, quindi chiedo scusa a queste persone, perché magari se avessi avuto il tempo di aprire il messaggio, annotarmi il numero, aggiornare la pagina Facebook, eccetera, avrei potuto già avere uno di loro ospite già oggi. Chiedo scusa, non sono stato in grado di farlo, lo farò a cominciare da domani, insomma, quindi domani, venerdì e poi lunedì, eccetera. Quindi anzi, prenotatevi, continuate a prenotarvi. Se volete partecipare alla rubrica Ci scappa la diretta, è sufficiente mandare un'email, trovate le istruzioni all'interno dell'evento Ci scappa la diretta. Se voi andate su Facebook e cercate l'evento tutto attaccato Ci scappa la diretta, nella descrizione iniziale troverete le istruzioni su come prenotarsi per partecipare appunto a questa rubrica e sfogarvi qui in diretta insieme a me.
Bene, allora direi che per oggi è tutto. Non appena ho qualche aggiornamento in merito alla trasmissione con Matteo, che spero di fare venerdì per darvi aggiornamenti sulla sua denuncia, ve lo farò sapere tramite Twitter e Facebook. Quindi ci vediamo domani per il Mi Scappa la diretta. Stasera non credo che ci sarà una trasmissione perché purtroppo va sempre così. Quando la carne al fuoco è tanta, alla fine si rischia di bruciarla. Avevo tante cose, tanti argomenti da trattare, ma poi alla fine non sono riuscito a concretizzarne nessuno perché da una parte mancava l'ospite, da un'altra parte mancava qualcos'altro. Dall'altra, per esempio, avevo detto che mi sarei occupato di quel farmaco del Sivastin che è stato soppiantato da un altro che costa molto di più. Ecco, qualcuno mi aveva segnalato questo caso, volevo occuparmene, ma non riesco più a trovare il messaggio in cui mi segnalavano questa cosa. Anzi, se ci fosse all'ascolto, chi mi ha segnalato questa cosa, è pregato di mandarmi un nuovo messaggio Facebook, legato agli altri, in modo tale da farmi ricordare tutta la storia. So che c'era qualcuno, forse anche qualche parlamentare, disponibile a parlare di questo argomento. Insomma, piano piano parleremo di tutti gli argomenti che sono in cantiere. Ecco, ieri, fra l'altro, ho provato a organizzare un'altra puntata molto importante che riguarda la RAI. Sono stato in contatto con due giornalisti della RAI, specificamente di RAI 3, che sono stati praticamente defenestrati dall'azienda di Stato. Quindi ho parlato con loro, ho parlato anche con altre persone, eccetera. Anche in questo caso sto cercando di organizzare un'intervista con queste due persone, insieme anche a qualcuno dei nostri portavoce, del Movimento 5 Stelle. Però anche questo, ovviamente, speravo di farcela, ad organizzarla per oggi o per venerdì, ma credo che ormai sia difficile, probabilmente salterà la settimana prossima. Insomma, ci sono tante attività, tante cose di cui parlare. Probabilmente in questo fine settimana vi farò una piccola sorpresa, diciamo politico-artistica, ma anche qui ancora non ho nulla di concreto, quindi ve lo comunicherò nel momento in cui le cose saranno più calde. Vi dico solo che probabilmente questo sabato, magari anche una parte della domenica, mi sposterò in Toscana per un appuntamento politico-artistico. I dettagli arriveranno in seguito, se la cosa va in porto. Bene, vi saluto. Un abbraccio a tutti, buona giornata, ci vediamo presto, ciao!